la piccola casa che custodisce la famiglia e la grande casa comune che ospita l'umanità. Curarle con amore, perché Dio le ha create come doni, ma in troppi le sfigurano e depredano come case di nessuno. Famiglia e creato sono stati i pensieri fissi dell'anno vissuto intensamente dal Papa in Vaticano, due macro temi che affiorano già nel discorso che Francesco indirizza il 12 gennaio al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Un intervento panoramico che implora pace sulla guerra mondiale a pezzi, responsabile di lutti e disastri in dozzine di teatri, Medio Oriente, Nord Africa, Siria, Iraq, Ucraina, mettendo ovunque in moto carovane infinite di sfollati, altro tema carissimo al Papa Pastore con l'odore degli ultimi. A volte non si va tanto in cerca di un futuro migliore, ma semplicemente di un futuro, poiché rimanere nella propria patria può significare una morte certa. Quante persone perdono la vita in viaggi disumani, sottoposte alle angherie di veri e propri aguzzini avidi di denaro? Ne ho fatto cenno nel corso della mia recente visita al Parlamento europeo, ricordando che non si può tollerare che il mare Mediterraneo divenga un grande cimitero. Ed è fra loro un gruppo di profughi che gli si stringe attorno felice e incredulo che Francesco va agli inizi di febbraio. Un ingresso inatteso in una baraccopoli, deviando dalla strada che lo sta portando a Pietralata in una parrocchia della periferia romana. Il momento è genuino, esattamente come senza leziosità e in tutt'altro contesto suonano le parole del Papa il 14 febbraio, giorno di concistoro per la creazione di 20 nuovi cardinali. Quella cardinalizia è certamente una dignità, ma non è onorifica. Lo dice già il nome, cardinale, che evoca il cardine, dunque non qualcosa di accessorio, di decorativo, che faccia pensare a una onorificenza, ma un perno, un punto di appoggio e di movimento essenziale per la vita della comunità. Ancora in San Pietro, è il 13 marzo. Francesco indossa paramenti viola per la liturgia penitenziale che apre l'iniziativa 24 ore per il Signore. Racconta di essersi interrogato a lungo su come far comprendere alla gente la forza della misericordia di Dio e ciò che dice, verso la fine, coglie di sorpresa il mondo. Ho deciso di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce della parola del Signore. Siate misericordiosi come il Padre. E questo specialmente per i confessori, tanta misericordia. Un mese dopo, l'11 aprile, viene promulgata la bolla giubilare Misericordiae Vultus con il Papa che transita di fronte alla Porta Santa di San Pietro che aprirà 8 mesi dopo. Grande effervescenza accoglie la comunità internazionale quando il 24 maggio viene presentata l'enciclica del Papa Laudato Si per la cura della casa comune. Quello di Francesco è un inno alla bellezza della natura creata e un monito a non considerarla una cornice, quanto piuttosto un habitat da proteggere, ricorrendo a una ecologia integrale. Questa nostra casa si sta rovinando e ciò danneggia tutti, specialmente i più poveri. Il mio è dunque un appello alla responsabilità. In base al compito che Dio ha dato all'essere umano nella creazione, coltivare e custodire il giardino in cui lo ha posto. In un anno in cui Papa Francesco, con il sostegno del Consiglio di Cardinali, ha proseguito nel progetto di riforma della Curia Romana, l'estate porta ad alcune decisioni importanti.
Con il motu proprio del 27 giugno, Francesco istituisce la segreteria per la comunicazione, nominandone prefetto il direttore del CTV, Monsignor Dario Viganò. Il compito è quello di riorganizzare, accorpandoli in un unico dicastero, tutti i media vaticani. Altri due motu proprio, in data 15 agosto, ridisegnano invece il processo canonico per le cause di nullità matrimoniale. Questi ultimi documenti, dal grande impatto socio-ecclesiale, sono preludio al sinodo dei vescovi sulla famiglia, che si svolge dal 4 al 25 ottobre, con 270 padri sinodali e 18 coppie di sposi. All'omelia della messa inaugurale, il Papa assicura che Dio sogna il matrimonio come luogo della gioia dei coniugi. Anche all'uomo d'oggi, che spesso ridicolizza questo disegno, rimane attirato e affascinato da ogni amore autentico, da ogni amore solido, da ogni amore fecondo, da ogni amore fedele e perpetuo. Lo vediamo andare dietro agli amori temporanei, ma sogna l'amore autentico. Corre dietro ai piaceri carnali, ma desidera la donazione totale. Durante il sinodo, Francesco canonizza quattro beati, tra cui spicca la prima coppia di sposi a raggiungere la santità, Ludovico Martin e Maria Azelia Guérin, i genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino. Il mese di novembre si apre nel clamore mediatico per la presentazione di due libri scritti da giornalisti italiani basati su documenti vaticani ritenuti dalla magistratura illegalmente sottratti. Scoppia un nuovo caso Vatilix, sul quale Francesco in persona interviene all'Angelus dell'8 novembre. Vorrei dirvi anzitutto che rubare quei documenti è un reato. È un atto deplorevole che non aiuta. Io stesso avevo chiesto di fare quello studio e quei documenti io e i miei collaboratori già li conoscevamo bene e sono state prese delle misure che hanno incominciato a dare dei frutti, anche alcuni visibili. Dicembre è il mese d'avvio del Giubileo. Alle 11:11 i battenti della Porta Santa della Basilica Vaticana si schiudono e la sagoma in controluce a braccia spalancate di Francesco buca la penombra. È l'inizio del sogno di Francesco, un anno di grazia che cambi con la forza della misericordia di Dio i cuori degli uomini impauriti da crisi e terrore. Sarà un anno in cui crescere nella convinzione della misericordia. Attraversare la Porta Santa, dunque, ci faccia sentire partecipe di questo mistero d'amore, di tenerezza.